Allora, ragazzi, entriamo da dove vi ho detto prima, perché abbiamo visto che ci sono diversi ingressi aperti. Uno, come potete vedere, lì sotto ce n'è uno aperto, poi proseguendo qua per il sentiero ne abbiamo trovato un altro, quindi abbiamo solo da decidere dove voler entrare. Ma facciamo il giro e entriamo di qua, Matte. Proviamo a entrare di qua. Proviamo a entrare di qua. Guarda, è vero. Ci tenevano molto probabilmente. Questa è una stalla. Ci tenevano i cavalli qua dentro. Sicuramente sì. Guarda che roba. Poi le mascherine potevano portarci. Allora, iniziamo subito con una bella cantinaccia. Iniziamo male. Permesso, c'è qualcuno? Oh, guarda. No, è proprio soltanto una. Una marcezza. Una cantina, niente, né di più né di meno. Cavolo, che roba, Matte! Vieni a vedere. Guarda, pazzesco. Porca puzzetta. Ma cos'è una struttura? Oh, ma là c'è un occhio. Guarda. Madonna, hanno fatto questa guarda struttura. Guarda che bella. Per... Allora, hanno fatto la struttura per reggere, secondo me, il soffitto. Ma andiamo, vado un pochino avanti. Permesso, c'è qualcuno? Ah, guarda che roba che c'è qua, Matte. Oh, non riesco a capire che cosa sia, sono dei cunicoli. Madonna mia. Guarda che roba, che posto. Voglio vedere questo. Questo qua ha sicuramente fatto qualcuno che fa urbex, ma è immenso qua. Permesso, c'è qualcuno? Caldaia. Che cosa significa questo occhio qua, Matte? Secondo me niente, un occhio disegnato. Niente, soltanto una stanza. Ah, voglio entrare dentro. Qua sembra una stanza dove tenevano il vino. Una cantina, praticamente. Permesso? Sì, guarda. Hanno spaccato tutte le bottiglie. Guarda che roba. Che peccato. Guardiamo se c'è qualche data. Guarda, se magari questa bottiglia qua non toccare solo niente, perché magari sono io. Guarda qua che bella, guarda Matte, è una caldaia questa, pazzesco. Guardate ragazzi, che caldaia enorme. Qua tra l'altro è una caldaia a legna, a legna o carbone sicuro, perché non riesco a vedere se si vede qualcosa dentro. Okay. Ma Matte, ma dove siamo andati a finire? Ok, buchi, guardate ragazzi che buchi nel terreno. Qua sotto si vedono dei tubi che passano. Un'altra caldaia. Stufa. Pazzesco. E qui ragazzi siamo praticamente nei sotterranei della casa. È tutto un locale caldaia, a vedere così. Guarda un po' lì. Permesso? Cosa c'è qua? Niente. Tipo una cantina. Non finisce più. La cantina è ancora finita. Vabbè, finisce là. Pazzesco. Ma Matte, possiamo anche dire, visto che ci sono delle piastrelle, tipo una cucina, qualcosa del genere. Tutti i locali caldaia, secondo me. Andiamo avanti. Ma è pieno. Un altro locale, ma vedi che ci sono delle cisterne. Questo è proprio solo. Più che altro solo che non ci sia qualcuno, ecco. Guarda che stufa. Oh, mamma mia, che stufa, ragazzi. Questo secondo me era tipo una cucina, una dispensa. Sì, qua magari. Sai. Sì, perché guarda un po' là ci sono i lavandini. Ci cucinava, non so, la servitù. Magari per i piani alti cucinavano qua e poi in qualche modo mandavano su. Ma può essere.
Allora, ragazzi, abbiamo fatto un giro sotto, nei sotterranei. Questo qua era proprio solo un locale caldaia. Adesso facciamo il giro da sopra. Qua alle mie spalle c'è un altro ingresso. Come ti è sembrata, Marte? Bello, è sotto. Bella, bella esplorazione. Bella grande, sì. Peccato tutto così in stato di In abbandono. disuso. Peccato, sennò ai tempi del 1600 doveva essere qualcosa di veramente Pensa a te le ville di una spettacolare. volta, come erano costruite, cioè quanto erano grosse, erano delle città Ma praticamente. veramente. Poi questi qua, ho letto che c'era anche la servitù, quindi Ah beh, pensavo. sicuro, per far viaggiare tutta sta baracca. Certo. Bene, ragazzi, guardate qua, l'altro ingresso che vi dicevo prima è tutto completamente aperto. Qua è proprio soltanto un deposito cianfrusaglie, chiamiamole così. Allora io non so se proseguire da qua davanti, Matti, perché o fare ancora il giro dall'altra parte. Qui è dove eravamo prima, di sotto, Basta, sì. anzi, ho chiuso tutto. Però ragazzi, guardate dall'altra parte che spettacolo che è questa casa. Cioè, guardate che terrazza che c'è su in cima. Si è entrato, e qua siamo entrati, però vedi che c'è il sentiero dall'altra parte. Qua c'è un'altra cosa, Matti, vieni a vedere. Cos'è questa? È una chiesa, Matti. Attento, eh. Pazzesco, ragazzi. Guardate che chiesa. Spettacolo. Pronto 3. Vedi che qua hanno già rotto i mattoni, sono già entrati dentro. Proviamo ad entrare di qua. Sei vivo? Mamma mia, che posto. Siamo, ragazzi, entriamo. No, vabbè, raga. Guardate che roba, ragazzi. È enorme questa casa. Degli affreschi, guarda, avanti. Sopra. Guarda che belli questi affreschi blu. Case così non le fanno più, vero, Matte? No. Vedo Matte che è impegnato a fare foto. Tra l'altro, ragazzi, se avete voglia, andate a vedere foto Matte, perché ci sono delle belle fotografie interessanti da vedere. Qui non conviene metterti sotto perché altrimenti rischi che qualcosa ti crolli sulla testa. Che peccato, ragazzi. Doveva essere qualcosa di veramente bello. Ma ci sono ancora dei pezzi di cornicione là per terra. Guarda che bello. Ho visto delle fotografie di questo cammino. Qua in mezzo ho visto le fotografie delle cose. C'era addirittura un pianoforte, mi pare, qualcosa del genere. È bellissima, ragazzi, questa casa. Guardate un po' che colonne che ci sono qui alle mie spalle. Quanto lusso c'era già nel 1600. Allora, qua è tutto crollato. Quelle assi lassù in cima tengono proprio per il rotolo della cuffia. Noi dobbiamo andare là. Ma se andiamo di là dobbiamo fare una cosa rapida, perché ho paura proprio che questi travi sono a rischio crollo imminente. Porca miseria, Marte, non avevo visto questo. Occhio sui travi.
lì c'è qualcosa. Al massimo andiamo a vederla, poi scendiamo giù di qua dopo, cosa ne dici? Andiamo a tirare. Andare ci possono fare. O io vado, Matte. Occhio sulla testa. Permesso, c'è qualcuno? Mamma mia, ragazzi, che roba. Guardate che casa immensa. C'è una vasca là. Allora, ragazzi, guardate quanto scendono giù le scale. È pazzesco. Io conto 1, 2, 3, 4 piani sotto e altrettanto due sopra. Permesso? Guarda là. Lì c'è un gabinetto. E qua guardate che vasca da bagno enorme. Questo è marmo. Guarda un po', qua secondo me c'erano i lavandini una volta. Sì, 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 eh? Sì. Questo è un bagno. Super lusso molto probabilmente. La scegli, andiamo su o giù? Andiamo su. Andiamo su? Sì, così poi scendiamo. Ok, andiamo su. Alla fine. Un po' tetro sta cosa qua. Vieni, Matte. Sì, comunque a livello di marcezza c'è. Beh, non è ancora come le altre, comunque. Qua è crollato tutto il tetto, ragazzi. Guardate qua, che roba. Tutto crollato il pavimento qua, il soffitto. Qua c'è un altro bagno, Matte. A meglio c'era. Mamma mia, qua ti viene il brivido a guardare sotto. Non ci sta niente. Bene, scendiamo perché tanto qua, ragazzi, non c'è assolutamente niente da vedere. È un peccato che tutto questo è andato distrutto. Voi avete detto che c'è la torcia o devo darla a me? Ci becchiamo sempre le mele marce degli altri, noi. Un peccato perché noi vogliamo solo vedere com'era il posto, visitarlo, non è che. Cosa c'è qui? Che è? Non lo so. Oh, fai attenzione. Sembra. Sì, ho capito. Qua no, dalle. Non andare. Di là si può andare qua. Questo, dalle fotografie che ho visto di precedenza, è un quadro elettrico tutto fatto in ceramica. Però penso che si possa accedere da una dei. Da forse da quel lato di là. Se proseguiamo al piano sotto, guardate qua, ragazzi, anche è tutto crollato. Guardate che spettacolo, ragazzi. Guardate, è fantastica questa scala, è pazzesca proprio. È pazzesca, sì, credi. Anche qua sotto è enorme. Guarda su, guarda sopra. Ma guarda lì. È incredibile. Gli affreschi che ci sono ancora. Qua due foto le voglio fare. Guarda che disegno. Tutto marmo questo qui. Questo è tutto marmo. C'è ragione, Matte, è tutto marmo. Guardate, ragazzi, che spettacolo. È un vero peccato che non si possa vedere più tanto, perché come potete vedere qua i muri sono stati alzati su, come potete vedere qua è stato tutto murato. Guardate questo spettacolo di camino. Guardate che splendore, ragazzi. Qua sotto c'è un bellissimo salone con delle belle colonne. Mi piacerebbe cercare di mostrarvele al meglio, ci provo, però purtroppo ho soltanto la torcia. Farò del mio meglio. Guardate voi, ragazzi, che roba. Che spettacolo che c'è qua sotto, ragazzi. Questo era uno splendido salone. Guardate che volte.
Pensa un po' quante stanze c'erano. Guarda un po'. Che belli quei disegni, quei rosoni lì fatti così. Io credo che non ci sia più niente in sto posto. Le cose belle che c'erano da visitare. È crollato praticamente il soffitto, però come potete vedere ragazzi là mi sembra di vedere alcuni affreschi, che quindi può darsi che una volta lì era stato pitturato qualcosa e poi diciamo che l'umidità ha portato via tutto quanto e di matte ci sono diversi colori. Lì avevano fatto il soffitto per coprire quella specie di volta. Infatti come dicevo prima che ci sono stati diversi proprietari di questa casa e ognuno ha fatto delle modifiche. Quindi questa potrebbe essere una di quelle. Però vedi che, non riesco a capire, ma una volta, ma questa non è tappezzeria, sembrano dei teli, guarda un po' qualche roba. Vedi? Sono delle tele. Sono delle tele. Cioè praticamente loro mettevano queste tele qua al posto della tappezzeria. Cioè sotto? Sì? Una volta era affrescato, cioè affrescato, comunque era dipinto. Poi si vede che nel passato hanno messo delle tele e sopra questa fibra hanno messo poi la trama quella giusta. Pazzesco. Chissà, l'hanno attaccata a questa qua. Chissà quanti anni hanno queste tele qua appese ai muri. Qua è tutto murato. Qua potrebbe essere tipo, non so, una cucina. Quindi dove ci sono queste stanze di solito o erano bagni o erano cucine. Qua sicuramente questo era un bagno, ma te si vede un cesso. Voglio andare lì perché ci dovrebbe essere la sala dove abbiamo visto quel quadro in ceramica. Ok, andiamo. Accidenti, qua che roba. Ragazzi, guardate che... Mamma mia, poi... Ma secondo me Matti... Madonna, guarda che posto. Che entrata. Posto. E pure lì. C'è un armadio lì. Una stufa. Guarda che roba. Permesso. Qua c'è una cucina, Matte. Allora ragazzi, continuiamo a scendere. Andiamo ancora al piano sotto. Dovrebbe essere l'ultimo. Che roba. Qua deve essere... Ciao. Ciao. Ora? Sì. In realtà no. No, non sono gatte con. Una avanzata per il vino, ecco. Cioè, se volete andare giù c'è una. Ok, grazie. Grazie. Guarda Matte, guarda là. Madonna. Che cos'è quello? Che figo. Voi siete scesi? Oh Matte, guarda, ma che cos'è quello? Cos'è? Ma è pazzesco! Guarda là che roba! Sembra una cripta! Aspetta che vado io a te! Vai tu! Sì, sì. Madonna, qui ci sono le robe! Che roba è? Non lo so, sembrano delle ossa, mi sono spaventato! Che sono qui che si scivola, Matte! Luce, luce! Minchia, credi, si scivola! Ma vai giù di traverso!
Si scivola sul serio di brutto. Cioè qua non sale più. Luce! Vai, vai, Luce. Finisce qua, Cri. Finisce qua. Finisce di matte? Finisce qua. Ah, voglio venire a vedere. Si scivola di brutto, matte. Guardatevi che roba, ragazzi. Pazzesco, ma questa qua... Matte, sai che cos'è? Madonna. Questa qua è... Guarda lì, c'è l'acqua. Questo è stato scavato tutto nella roccia. Cavolo, Matte, ma sai che cos'è questa? Questa è una ghiacciaia naturale. Se guardi, l'hanno scavata tutta qua. L'hanno scavato qua nella roccia. Senti come rimuove. E questo era una ghiacciaia una volta. Pensa a te. C'è l'acqua, guarda che roba. E questa è tutta acqua che filtra praticamente dalla montagna. Pazzesco. Ecco, qui possiamo tornare su. Attenzione che qua si scivola di nuovo. Che le zanzare sono così fastidiose. Comunque ragazzi, allora, Matti gira qua. Questo qua, ragazzi, era praticamente l'ingresso della cripta che si vedeva nel film di Dario Argento, La terza madre. Adesso qualcuno è passato e ha portato via la targhetta che era qua sopra. Comunque questo qua praticamente dovrebbe essere l'ingresso delle cripte del film di Dario Argento. Guardate che posto. Visto così dà proprio un effetto suspense, vero? Lì dentro c'è girato un film. Esattamente, un film da sotto. Bisognerebbe trovare la scena. Veramente. Bisognerebbe trovare la scena. Possiamo anche uscire, ragazzi, tanto abbiamo visto tutto. Ieri ma siamo andati prima. Sì, sì, è il primo pezzo che abbiamo visitato. Ok. Ok. Abbiamo trovato la cripta. Non abbiamo trovato la cripta. Guarda. Aspetta. Ah, magari qua sotto le porte. Guarda, Matti, questo qua. Guarda, questo qua che cavolo è? È il montacarichi. No. Sì, qua molto proprio. Il montacarichi, non c'è vero. Guardate, ragazzi, il montacarichi. La preghiera dell'Urbex, chissà dov'è. Sotto sta porta. Non lo so. Vediamo se abbiamo la fortuna. Che bella! Adesso non si vede tantissimo, ragazzi, però c'erano diverse scritte qua. Chi per caso? Se la sono portata. Se la sono portata via. Se la sono portata via. Praticamente la figura, un personaggio che va a fare Urbex e si protegge la testa. Appunto, che vuol dire a fare queste esplorazioni, rischi sempre comunque qualcosa che ti crolla addosso. Guarda, Matte, qua c'è un vecchio interruttore della luce. Guarda che roba. Tutto fatto in ceramica, ragazzi, guardate che roba. Pazzesco. Qui ce n'è un altro, Matte, guarda che roba. Ma questo qua, adesso io non mi intendo, che cosa? Ah, misurava gli ampere. Partita perché prima hai sentito le urla. Ma siamo dei bambini. Proseguiamo, usciamo, Matte. Guarda, Matte, c'è una macchina. Il custode? No, ma questa qua è una macchina, ragazzi, che tutti quanti conosciamo molto bene. Una bella Fiat Panda, ragazzi. Guardate che roba. È come se fosse un garage questo. Ma c'è addirittura il motore, Matte. C'è il motore. Allora, ragazzi, come potete vedere, qua alle mie spalle c'è la casa. Invece, proseguendo per il sentiero nel bosco, troviamo questo edificio. Sicuramente faceva parte di tutto quanto il complesso. Adesso voglio andare a vedere se è aperto, se si può entrare dentro e trovare magari qualcosa di interessante. Ma guardate che roba, ragazzi! C'è un pozzo! Matte!
che roba, ragazzi. È un vecchio porticato lì, addirittura c'è un'altalena per i bambini. Quanta roba, ragazzi. Mamma mia. Permesso? Matte? Dove sei? Su o giù? Su? Guardate che stanze enormi. Guardate i murales che hanno fatto, ragazzi. Guardate qua, ragazzi, i soffitti quelli di una volta. Li abbiamo visti in diversi posti, i soffitti fatti così. Fibra di bambù con un intonaco di calce sopra, qualcosa del genere. Ragazzi, guardate, poi c'è questa scala che va su fino al sottotetto. Pazzesco, ma io quasi quasi provo. Bene. No, perché guarda un po' i pioli come sono ripidi. No, credo. No. Guarda questi blu. No, lascia perdere. Scendiamo giù di nuovo. Qua cosa c'è? Guardate, ragazzi, sembra una vecchia sala. Che pasticcio. Guardate, una bambola. Matte mi sta chiamando. Cosa hai trovato, Matte? Guarda quanta roba! Guarda quanto è questa roba! Che cavolo c'è qua sotto? Porca miseria! Permesso? C'è qualcuno? Mannaggia! Che posto è questo, Matte? Posso pensarlo, ma non posso dirlo. C'è una VHS lì. Cos'è? Una VHS, poi c'è una stagiera in ferro. Guardate che ragno, ragazzi. Morto, logicamente. Ci sono delle scarpe là. Bruttissimo qua, Matte. È bruttissimo. È un deposito di ogni cosa. Alberi di Natale. Secchi. Che disastro, ragazzi. Guardate che roba. Usciamo, Matte? Okay. È un peccato comunque che abbiamo trovato questa casa in uno stato penoso proprio. Allora, siamo tornati di nuovo al punto di partenza, ragazzi. E voglio farvi vedere ancora una volta questa meraviglia. È proprio splendida, peccato che è tutta così abbandonata, bruciata e umida, e mi dispiace perché queste cose qua, averle magari in buono stato, secondo me potrebbero essere anche qualcosa di sì utile. Ma a questo livello qua non puoi recuperare niente, cioè è tutto irrecuperabile, è tutto irrecuperabile veramente. I mezzi soffitti sono andati giù, quindi niente. Bene, ragazzi, io e Matteo abbiamo cercato di farvi vedere il più possibile. Siamo andati sotto nei sotterranei, è bella anche la scala della cripta, diciamo così. E ci sono delle bellissime stanze, è stata una bella esplorazione, anche se effettivamente ci abbiamo messo un po' di più a trovarla, ma questo fa parte anche dell'urbex. Io e Matteo, ragazzi, vi salutiamo. Oh yes. Vi diamo appuntamento al prossimo video. E visto che ci siete, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi saluto e posso vi do... Posso dirlo io? Vuole dirlo lui. Vediamo se lo dice come lo dico io. Ciao fiei e ciao fie. L'ha detto benissimo. Matteo è il top. Niente, vi dicevo, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao fiei e ciao fie.